Mariangela Cassese, candidata a sindaco di Albizzate e Noi Insieme, 5 anni fa una sconfitta per una manciata di voti, c'è grande voglia di rivincita? Esatto, è una sconfitta per una manciata di voti e adesso abbiamo costituito una squadra con grandi competenze e una grande voglia di fare che condivide dei valori, condivide dei valori e delle idee per il paese di Albizzate che praticamente si ispirano a un sogno che abbiamo tutti noi, che è quello di praticamente di mettere le persone al centro, le loro esigenze e ci ispiriamo a 4 valori fondamentali che sono quelli della democrazia, dell'inclusione, dell'attenzione alle persone e dell'ambiente. E quindi diciamo che non ci sentiamo legati a nessun partito, quindi non dipendiamo da partiti, non abbiamo dei carri a cui aggrapparci, abbiamo solo dei valori e delle idee comuni per la politica del comune di Albizzate, che abbiamo espresso nel nostro programma e quindi invitiamo tutti ad andarselo a leggere sul sito del comune di Albizzate. È un programma corposo, ambizioso, però appunto che rispecchia quelli che sono i nostri valori nei temi fondamentali. Cosa non ha funzionato secondo voi in questi ultimi 5 anni? Ma negli ultimi 5 anni non è che non ha funzionato, però diciamo che probabilmente l'amministrazione Zorzo ha avuto diciamo un colpo di fortuna che noi invece nei precedenti 5 anni non abbiamo avuto, cioè questa pioggia di contributi statali e regionali che gli hanno permesso effettivamente di fare cose, opere che in parte noi non condividiamo perché appunto il nostro programma è più orientato alle esigenze delle persone che alla visibilità di certe opere. E quindi, ripeto, forse l'opposizione non è stata sempre all'altezza della situazione, nel senso che è stata fatta magari un'opposizione un po' troppo di così un po' troppo gentile a volte, no? Perché cioè diciamo che il capogruppo Sommaruga, così per carattere, per una sua inclinazione personale, non, certamente non è l'opposizione che magari potrebbe dar fastidio, ecco, ha sempre fatto un'opposizione civile, educata, però diciamo che su alcuni temi, ad esempio quello dello spostamento dei seggi, dove peraltro ce l'hanno anche approvato all'unanimità, quindi abbiamo presentato questa mozione, però abbiamo visto che nonostante tutti i proclami e il fatto che ce l'abbiano approvato all'unanimità, alla fine non c'è stato quell'impegno, quello spunto per arrivare all'obiettivo, insomma, sostanzialmente, perché quando abbiamo approvato questa mozione, tra l'altro, non si parlava di contributi statali, cioè abbiamo approvato la mozione come un'unità di intenti, cioè di arrivare a non dover chiudere le scuole tutte le volte che c'è un referendum, che c'è una consultazione elettorale. E poi appunto lo Stato centrale ci è anche venuto incontro perché ha concesso circa pare 2 milioni di euro o più croce e quindi diciamo che era un'opportunità da sfruttare. Poi il comune di Albizzate ha ampi spazi rispetto ad altri comuni che invece magari avrebbero dovuto andare ad acquisire anche degli spazi pubblici, per cui diventava anche più impegnativo se uno deve fare anche l'acquisto. E cioè il comune di Albizzate si trovava nella felice situazione di avere ampi spazi da poter trasformare o comunque adeguare per la destinazione finale dei seggi elettorali, che poi durante il resto dell'anno possono essere spazi adibiti a tante altre cose. Cioè, la prefettura chiedeva chiaramente degli adeguamenti, per cui vabbè, diciamo che secondo me non era in primo piano quell'obiettivo dell'amministrazione Zorzo, per cui è stata lasciata un po' andare. Spero comunque che questa possibilità ci sia ancora in futuro e
che permangano questi finanziamenti in modo da perlomeno da poter arrivare a questo risultato. Lei di professione è comandante della polizia locale, tema sì. Sicurezza, quindi è un tema che conosce benissimo, certo. Che cosa si può e si deve fare ad Albizzate? Assolutamente, cioè in primo luogo bisogna cercare di ascoltare i ragazzi, capire quali sono le esigenze, capire e partire dalle famiglie, cioè bisogna partire dal basso per diciamo prevenire anche questi comportamenti che per la sicurezza pubblica possono creare un allarme sociale, come abbiamo letto tutti anche sui social che ci sono stati anche ad Albizzate, nonostante sia un paese tra virgolette tranquillo rispetto ad altri paesi del Varesotto, perché ripeto, io ho esperienza nel Tradatese, vi garantisco che rispetto al Tradatese Albizzate non è certo il Bronx, insomma, però ecco, dobbiamo secondo me partire dalle famiglie, dalle esigenze, cercare di prevenire attraverso magari delle azioni di sostegno alle famiglie, di sostegno ai ragazzi, cercare di capire quelle che sono le loro esigenze e per quanto possibile cercare di andargli incontro, insomma, però prima di tutto la parola ascolto è quella che ci sembra più appropriata. Poi è chiaro che l'azione repressiva è necessaria ed è obbligatoria, per cui è chiaro che se ci sono delle infrazioni vanno punite, ma questo diciamo anche in altri ambiti, cioè non ci sono solo diciamo problemi di ordine pubblico dati da ragazzi che magari fanno così, poi sconfinano reati penali che è chiaro che poi sono di competenza della magistratura, poi la repressione di questo tipo di reati. Cerchiamo invece di agire nel campo della prevenzione, se possibile. Faccio l'ultima domanda, potrebbe diventare il primo sindaco donna di Albizzate, che effetto le fa? Certo, un'emozione e anche un orgoglio personale, insomma, un po' come nel campo lavorativo sono stata un po' una pioniera, nel senso che quando ho cominciato nell'85 a Vanzago ero una delle prime vigilesse, tra virgolette, della regione Lombardia e soprattutto in un piccolo comune. La cosa ha un po' così infastidito alcuni ben pensanti, però ripeto, è chiaro che diventare sindaco del tuo paese non può che inorgoglirti, insomma, perché chiaramente sei il primo cittadino e il rappresentante della tua comunità, poi soprattutto per la squadra che abbiamo messo insieme, che è proprio una buona squadra. Devo dire che sono persone motivate, sono persone disponibili, che ce l'hanno messa tutta e hanno lavorato parecchio in tutti questi mesi, sia durante il lockdown che abbiamo creato questi incontri da remoto su gruppi tematici, ma anche ci troviamo settimanalmente anche più per definire anche tutti gli aspetti organizzativi, anche programmatici.